Al Covid, alle restrizioni, alla crisi, all'ombra di un'altra chiusura forzata si aggiungono luoghi comuni, accanimento, minacce penali, tutto ciò che può rendere difficile la vita alle imprese. Davide Galli, numero uno di Confartigianato, non si limita a ribadire che nuovo lockdown significa morte certa per l'economia, ma approfitta del webinar col governatore Fontana per lanciare il grido di dolore di una categoria che al danno del virus aggiunge la beffa del pregiudizio e delle denunce in caso di contagio. Da quando è iniziato l'incubo spiega: abbiamo investito migliaia di euro in dispositivi di sicurezza, garantendo sanificazioni e tracciamento e diventando di fatto un presidio di controllo sanitario a sostegno di ospedali e istituzioni. Ciò nonostante, ancora oggi c'è questa percezione nostra di imprenditori, imprenditori lombardi che si danno da fare, di un mondo esterno che ci criminalizza. No? Ancora oggi si parla di responsabilità penale degli imprenditori in caso di Covid, quando, come le ho detto, da noi si cerca di fare il massimo in termini di sicurezza e di tracciabilità. I nostri dipendenti non hanno ancora, per molti addetti, ricevuto la cassa integrazione dall'INPS, no? Ripeto, non dipende dalla Regione Lombardia, lo voglio sottolineare, ma è per dire il clima che si crea nei rapporti degli imprenditori. Questo per noi è veramente un motivo di sconforto. Dopodiché Galli precisa ancora una volta il concetto imprenditoriale dello smart working, termine abusato e spesso frainteso. Oggi lei parlava di smart working, noi piccoli imprenditori lo smart working lo facciamo, ma lo facciamo alla sera dalle 9 in poi, quando abbiamo chiuso le nostre aziende e ci portiamo a casa ancora il carico degli adempimenti da finire e che si fanno sottraendo tempo alla famiglia. Di tutta risposta il governatore annuisce, promette massimo sostegno all'impresa e ricorda: nessuna regione italiana ha messo sul piatto 3 miliardi di euro per l'economia, tranne una, la nostra.